Rieccoci per un nuovo appuntamento con Geocolerie d'appartamento. Oggi andiamo a costruire delle bellissime palline da giocoleria. Ragazzi, sono veramente euforico. Queste palline sono davvero semplicissime da costruire e possiamo usare anche materiali che si trovano facilmente in casa. Ci serviranno solo tre ingredienti. Il primo, palloncini. Questo era facile, si vedeva. I palloncini da utilizzare sono tipo quelli classici per le feste e li potete trovare anche facilmente al supermercato. Secondo ingrediente, sacchetti o pellicola da cucina. I sacchetti vanno sicuramente meglio perché sono più resistenti e vi consiglio di prendere quelli più piccoli. In alternativa potete usare la pellicola da cucina che sicuramente avete a casa. Questo materiale ci servirà per creare l'involucro del terzo ingrediente. Cosa c'è dentro la pallina? Ci avete mai pensato? Il riempimento che uso io per le palline è questo qui. Sono semi di miglio. Vanno molto bene perché sono piccoli e rotondeggianti e non hanno punte e spigoli come la maggior parte dei semi. Ma soprattutto se ci infilate la mano... Li potete trovare facilmente nei negozi che vendono articoli per animali, poiché i canarini ne vanno ghiotti. Un'alternativa ai semi di miglio che potete avere in casa è il riso. Ecco i nostri ingredienti. Ora ci mancano solo tre attrezzi. Una bilancia, un bicchiere e una forbice. E usate quelle con la punta arrotondata, Possiamo iniziare. Per prima cosa prepariamo il peso delle nostre palline. Con il bicchiere raccogliete la quantità di semi che volete per la vostra pallina. Beh, quanto deve pesare una pallina? Lo potete decidere voi. Io consiglio di farla sui 100 grammi. Se le palline sono per un bambino, allora consiglio di metterne un po' di meno, intorno agli 80 grammi. La cosa importante però è che una volta che avete scelto il peso, lo tenete per tutte le palline che avete intenzione di fare. La quantità ovviamente non cambia se usate miglio o riso. Una volta pesati i vostri semi, potete metterli dentro l'involucro. Con i sacchetti è facile. Vi basterà versarli dentro, stringere il collo del sacchetto in modo che non ci sia aria dentro ma solo semi e col sacchetto in avanzo ricoprire il sacchetto stesso. Se invece usate la pellicola vi consiglio di tagliare due strati di pellicola metterli uno sopra l'altro. Questo aumenterà la resistenza della pellicola e versarci al centro i semi. Chiudere il sacchetto. Anche qui assicurarsi che non ci sia aria dentro. Stringere i lembi. Il vostro sacchetto è pronto. Ora è il momento dei palloncini. Ve ne serviranno almeno due per ogni pallina e potete scegliere i colori che volete. Sappiate che se sono diversi si vedranno entrambi i colori. Io consiglio di mettere tre strati di palloncini perché questo aumenta la resistenza della pallina. Una volta scelti i palloncini dobbiamo privarli della parte più stretta andandoli a tagliare in questo punto dove inizia a restringersi. Ora arriva la parte più difficile, o quella più divertente, riuscire ad infilare questo sacchetto di semi all'interno di questo palloncino. Per questa operazione converrebbe avere almeno tre mani, tradotto fatevi aiutare. Una persona terrà il sacchetto in questo modo, con l'apertura rivolta verso il palloncino, l'altra persona dovrà allargare il palloncino in modo da farcelo entrare. Così, io mi farò aiutare da questo bel tavolo. Opla! Questa operazione con il sacchetto in pellicola è molto più delicato. Fate attenzione a chi tiene il sacchetto a non infilare le unghie nella pellicola perché altrimenti si rompe ed è uno spargimento di semi non indifferente. Il risultato non è niente male. Il palloncino dà già una forma alla pallina, ma adesso dobbiamo andare a coprire questa parte rimasta scoperta. Apertura rivolta verso il secondo palloncino, allarghiamolo. Spingiamo il secondo palloncino in modo che non ci sia aria qui dentro e che sia disteso bene e andiamo a chiuderlo. La pallina potrebbe già essere pronta. Per togliere questa parte in avanzo basta prendere il palloncino, tirarlo a sé e tagliare. Oppure potete farlo prima tagliando un po' di più il collo del vostro palloncino e mettendo il terzo strato.
ed ecco la vostra bellissima pallina da giocoleria. Eccellente! Ora non rimane altro che andare a ripetere i passaggi e andare a costruire le altre palline. Io ne farò un'altra in favore delle telecamere. Ecco qui le nostre tre palline. Hanno lo stesso peso, una buona forma e sono anche leggermente morbide. Vabbè, le voglio subito provare. Bene, io vi ringrazio per aver seguito questo video, spero sia stato utile e vi sia piaciuto. Ora avete delle ottime palline per iniziare a cimentarvi con i tutorial che ci sono ad esempio nel mio canale. E altri ne stanno arrivando. Le palline che avete appena costruito, per quanto semplici, sono già un buon prodotto. Tenete conto che i semi di miglio vengono utilizzati anche per palline professionali, come le beanbag o le MMX. L'unica cosa a cui dovrete fare attenzione è l'usura del palloncino. Quando vedete che iniziano a formarsi dei buchi, vi conviene togliere lo strato esterno, sostituire il palloncino oppure ricoprire tutta la pallina con un altro palloncino. Se siete curiosi di provare un altro tipo di palline, nel mio shop trovate queste, che costruisco sempre io, ma che a differenza di queste non sono piene ma sono riempite solo in parte. Vi permetteranno di sperimentare anche dei trick diversi. Ma nel prossimo video cambieremo argomento, lasceremo le palline da parte e prenderemo altri oggetti presenti in casa, perché sperimenteremo diversi giochi di equilibrio. Quindi buon allenamento intanto e ci vediamo la prossima settimana. Ciao! Con i sacchetti è facile, vi basterà versarli dentro